Mi scusi, non l'ho vista io. Ma se, dove le fa male? Ma come cazzo guida lei? Ma, mi dispiace, non l'ho vista. Si è fatta male, ma... Signora, non la faccio alzare. Dio, non la faccio... Ma non la faccio alzare. Lasciala in terra. Dammi qualcosa. Boh. Ragazzi, non la dovete far alzare, non avete capito? È pericoloso, aspettate che arrivi l'ambulanza. Passami qualcosa per la... dammi la ambulanza. Ragazzi, aria. Appoggia qui. Aspetta. Appoggia di qui. Dove ti sei fatta male? Come è successo? Stavo parcheggiando, ma io... Ma come? A me non era impossibile che lei non l'abbia vista, perché insomma dalla parte del guidatore soprattutto c'è un tutto così sulla macchina. Come ti senti? Hai picchiato la testa? Eh? Ti fa male? Riesci a muoverti? Signore, un goccio d'acqua. Sì, adesso. Tranquilla. Stai tranquilla. È stato solo uno spavento, tranquilla. Su. Tranquilla. Calma. Signora, grazie. Aspetta. Faccio bene. Alzo un attimo. Piano. Allora chiamiamo l'ambulanza. Ma aspettiamo a chiamare l'ambulanza. Io stavo soltanto parcheggiando. Magari non è così grave, ecco. È soltanto lo spavento. Stai tranquilla. Ma si è sbattuto la testa, c'è poco da sperare. Una persona su una macchina. La testa della ragazza sta ancora bene. Ma è in ritardo al lavoro. Ma non pensare al lavoro. Guarda, se mi dai il numero, chiamo io, ci penso io. Sì, c'è un medico qua, Sono un medico, che è successo? La signora l'ha messa sotto con la macchina. Esagerata, l'ho messa sotto. Ma veramente io l'ho vista sotto le ruote, signora. Allora chiamate l'ambulanza, veloci. La signorina sta male, la signora l'ha presa in pieno. Ma non l'ho presa in pieno, stavo parcheggiando. Ma signora mia, ma la vede la macchina cosa ci ha fatto alla macchina? C'è un buco sulla macchina. No, ma quello è un'altra cosa, gliela assicuro. Adesso vediamo però, quantomeno l'ambulanza e il telefono lo poteva. Sì, ma se ha subito un incidente deve andare in osservazione, signora. Non vede il video che abbraccia, signora. Ma c'è una persona, signora. Ma stavo parcheggiando. Come ti chiamate l'ambulanza? Aveva una commozione cerebrale. Signora. Ragazzi, per favore, è preoccupante, non dovrebbe stare in... Signora, venga qua un attimo, mi faccia esprimere un mio pensiero. Sì. Se la ragazza ha sbattuto, non vuol dire che sì, sono in ritardo, che ha avuto un incidente. Mio zio, è successa la stessa identica cosa. Ha sbattuto addosso una macchina, si è sdraiato per terra, sì, stava bene. No, perché poi domani è successa una cosa molto brutta. Lei avrebbe già... Scusate, io devo andare a fare delle visite a domicilio e devo andare. Però se succede qualcosa alla ragazza, io sarò testimone oculare davanti al giudice dell'accaduto. Chiami il 118. Glielo ha detto il medico, che altro pretende? Ho capito. Scusate, adesso vado a parlare un attimo con lei. Io... Va bene, grazie. Senti, ascolta, se ti sei fatta veramente male, chiamo l'ambulanza, altrimenti avrei una proposta. Cioè? Ascolta, l'auto non è mia, è di mio marito. È una lunga storia e se lui viene a sapere dell'incidente, non so come la prenderà. E, sai, vorrei che lei non denunciasse l'accaduto. Sai, l'assicurazione, cose varie, ecco. E quindi? Ecco, se lei è d'accordo, io, ecco, le do io qualche cosa, che so, 300-400 euro. Se lei è d'accordo, così evitiamo quelle converse burocratiche, capisce? Le ripeto, se lei sta male, andiamo al pronto soccorso, non ci sono problemi. Io avrei detto 300-400, ma anche 500 va bene. Se mi dà l'ok, io vado su a casa e le prendo. Fin dei conti, dai, la prego. Non è che si è fatta poi così male, tanto, tanto male. Va bene, faccio come vuole lei. Ma lo faccio proprio perché lei mi ricorda tanto mia nonna. Grazie, grazie. Signora, che sta facendo? Scappa! Signora. Ragazzi, lasciatela stare.
È una povera, è una povera donna, ma ti stava ammazzando. Io al posto tuo sarei andata al pronto soccorso e mi sarei messa anche un po' a malattia. E io mi sarei presa anche i soldi dell'assicurazione. Purtroppo le persone non sono tutte uguali. Vabbè, scusa, non è che volevo offenderti, era così bene, per parlare, io. Dai. Ma io non ci trovo niente di male a chiedere i soldi all'assicurazione. Sai quanti ce l'hanno fregati a noi? Quanti ce l'hanno per loro? Sì. Che poi se ti sei fatta male ti tocca di diritto. Esatto. Ma ragazzi, l'importante è che non si è fatta niente. Il resto per me non conta. Ciao. Va bene ragazzi, grazie, grazie mille per tutto quello che avete fatto. Ora sto benissimo, è tutto passato, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Stai bene tutti? Contenta lei, contenti tutti. Mamma. Sì, però, fare i suoi. Dica. Dimmi. E te? Ci conosciamo? No. Io sì. Scherzavo. Comunque alla fine è andata bene. Ciao. Sai che hai preso anche un po' di colore. Ma sicuramente è stato per lo spavento, anche se il gomito ha preso una bella botta. E anche una bella botta di soldi, l'ho visto prima. L'ho fatta contenta. Comunque grazie mille per prima, veramente. Ma figurati. Guarda, io fossi in te, metterò un po' di ghiaccio. Non si sa mai. Sì, proprio qui vicino c'è un mio amico che ha un pub. Se vuoi andiamo. Ti va così metti un po' di ghiaccio? Sì, dai, andiamo. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main. Alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore, mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Ah, che bel posto tranquillo, alle cascine. Sicché, tu sei sposato. Beh, possiamo definirlo un dettaglio di poco valore? Non lo so, dimmelo tu. Per ora esisti solo tu. E tengo a mia moglie. Ma mi piacciono le emozioni improvvise. Mi piace pensare l'imponderabile. Dio, questo mi eccita. Ma cosa stai facendo? A me mi piace immortalare il primo bacio. Guarda come stiamo bene insieme. Ma non si doveva andare al pub? Ah, sì, sì, sì. Già, già, già. Vero. Andiamo. Andiamo. Tu m'aimes encore, serait-ce possible? Sono sereno. Sei sereno. Scusi, ma lei non è la ragazza dell'incidente? Sì. Ah, e come sta? Bene. Ah,
Ah, mi fa molto piacere vederla ristabilita. Bene. Scusi, perché anche lei oggi era lì? Come oggi? Giovanotto, stiamo parlando di un mese fa. Poverina, stavo parcheggiando la mia macchina e l'ho messa sotto. Per fortuna non si è fatta molto male. Beh, sono contenta, me ne rallegro per lei. Adesso scusatemi, ma devo scappare, c'è mio marito che mi aspetta. Arrivederci, mi ha fatto piacere. Allora, ti piace come ho fatto questo trucco? Credibile, eh? Tesoro, ma ora vai anche con gli uomini sposati? Sposato? È un dettaglio di poco valore? Il mio complice. Che valore può avere questo selfie se non glielo faccio vedere a tua moglie? Allora quanto sei disposta a sganciare? Adoro l'imponderabile. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos.